Ragazze, bentornate in un nuovo video. Oggi video spacchettamento, vi faccio vedere quello che ho acquistato dal sito di La Femme, ovvero Alias Cosmetics. Vi faccio vedere le cosine che ho preso. Allora, erano chiuse tutte in questa bustina, ho preso anche questa fantastica tovaglietta. A me piace avere ogni volta che faccio i video di spacchettamenti, video haul, acquisti, di mettere come sfondo il brand, comunque l'azienda che sto facendo vedere, sto facendo notare. Quindi ho voluto prendere questa tovaglietta che però è solida, è di cartone, non so bene di cosa sia, però non è di quelle che si piegano o altro. È più piccolina rispetto alle altre, però come sfondo, diciamo, è molto molto carina e mi piace. Allora, tutto contenuto qui dentro, vi faccio vedere. Le prime cose che ho voluto acquistare sono state delle punte. Allora, ho visto qualche tempo fa i video di Nail Couture Italia dove presentava tutte le punte di La Femme. Così per caso mi sono capitate e le ho guardati tutti. Ovviamente io incuriosita sono andata sul sito e come potevo non prendermi le punte? Allora, questa qui è in carbide. Dovrebbe essere in carbide, questa qua serve per la rimozione e va a togliere tutti i gel e acrygel non semipermanenti, mi raccomando. Quindi questa qui, molto molto bella, io spero di trovarmici bene, è un pochettino più corta rispetto ad altre punte, però credo che vada bene, infatti come vedete ha la lineetta verde, ovvero che è abbastanza abrasiva. Poi andando avanti ho voluto prendere due punte di queste qui come possiamo definirle? A fiammetta, a candela, ecco. Allora, le apro qui con voi perché non le ho ancora aperte. Volevo fare il video, quindi lo volevo aprire insieme. Allora, questa qui a candela che serve per allontanare le cuticole, iniziare a sollevarle dal giro cuticole in questo modo, la portiamo in questa direzione e lei piano piano ci toglie già i residui di questa qui, diciamo, la pelle secca che abbiamo, la pellicina secca che abbiamo appunto sull'unghia, e grazie alla punta, questa qui, va già a sollevare e aiutarci ad andare a sollevare la cuticola che poi successivamente sicuramente andrà eliminata. Quindi questa qui è in diamante, mi raccomando, tutte le punte in diamante servono per la rimozione delle cuticole. Ovviamente vi farò vedere un video dove le vado a utilizzare una per una. Poi ho preso l'altra, sempre diamante, questa qui è ancora più piccina, quindi serve per andare ulteriormente ad alzare la cuticola. Questa qui però è un po' più appuntita perché è un po' più appuntita, un po' più piccina. Io credo che le utilizzerò entrambe per sollevare sicuramente la cuticola, però ogni volta che stiamo lavorando su persone diverse ci rendiamo conto di quello che abbiamo bisogno. Quella sicuramente la utilizzerò anche quasi per preparare l'unghia, mentre questa per andare proprio a eliminare la cuticola. Quindi questa qui mi sembra veramente, veramente ottima. Credo che la sostituirò al momento con questa qui che ho già, che però è di Passione Unghie. Stavo utilizzando questa qui a pallino, sempre in diamante. Adesso voglio andare a utilizzare questa qui perché oltre a, diciamo che oltre ad andare a sollevare bene la cuticola, me ne va a togliere anche parecchia dal giro cuticole. La sento anche molto più abrasiva, ovviamente relativamente più abrasiva, perché comunque è una diamante e non ha un eccesso di limatura, ecco. Quindi queste qui per il momento. Comunque, questa qui è molto molto più sottile.
Sì, è molto molto più piccina rispetto all'altra. Quindi io le utilizzerò, vediamo in quale... Ah, ecco, questa qui si chiama la Flame Bit, Upgrade Flame Bit. Poi, un'altra punta che ho preso, che mi ha incuriosito tantissimo dal video di Nail Couture Italia, è stata questa qui per andare a preparare l'unghia. Non la voglio andare a utilizzare per il gel, perché per il gel preferisco andare a utilizzare la classica lima 180, ma dato che io faccio i refill dei semi permanenti, voglio vedere se una volta andata a sollevare le cuticole, vado e tagliate ovviamente, vado a preparare l'unghia direttamente con questa qua, che è sempre in diamante. Molto molto carina, non avevo mai avuto una punta con queste caratteristiche, questa forma, mi piace e voglio andare appunto a opacizzare l'unghia proprio con questa qui, perché se mettiamo i giri della fresa, sempre, non i giri, sì, i giri della fresa, diciamo antiorario, come andiamo a limare di solito, che per preparare l'unghia sappiamo che bisogna andare o da un lato o dall'altro, con la fresa basterà solo mettere i giri nel verso che siamo più abituati a utilizzare, e con questa andiamo direttamente a opacizzare. Ovviamente dobbiamo sempre andare a togliere i sollevamenti qualora ce ne fossero. Quindi queste qui, questa qui la vado a rimettere a posto e continuiamo, perché ho preso una cosa che ne sento davvero tanto parlare. Allora, prima di tutto volevo farvi vedere che mi hanno mandato anche un omaggino, che sono queste queste tip dimostrative. Qui sicuramente ci andrò a mettere i miei colori della Femme, perché è bello presentare i colori con l'azienda che li rappresenta, ecco. Quindi sono 5, credo che li andrò a utilizzare, ne è cascata una. Ok, poi andando avanti, iniziando con loro la collaborazione, qualche tempo fa mi avevano inviato della linea Spheric l'Acrygel, questo qui. Io ho ripreso il clear perché lo utilizzo tantissimo, ho preso sempre un 30 grammi, perché al momento lo utilizzo solo su di me o sulle mie sorelle, ma non perché non voglio utilizzarlo, ma perché voglio assicurarmi di lavorarlo bene prima di utilizzarlo, ecco, su altre persone. Questo qui è trasparente, ho fatto parecchi video con questo prodotto, quindi con questo oppure con il light pink, che ce l'ho sempre a disposizione sul canale, ho utilizzato sia quello rosato appunto che questo qui. Questo appunto l'ho utilizzato per andare a fare le mie unghie. Cosa ho utilizzato per queste unghie? Se vedete al di sotto ci sono anche dei glitter. Cosa ho fatto? Sono andata a prendere una porzione, diciamo l'allungamento con il clear, ci ho aggiunto dei glitter all'interno e poi sono andata a creare il mio allungamento. Ho fatto la bombatura successivamente, sono andata a limare colore sigillante. Quindi vi lascio qui su il video che vi riporta l'utilizzo di questo prodotto, che secondo me al momento come Acrygel è quello con cui mi sto trovando meglio. Zero sollevamenti, quindi pazzesco. E come base in combo vado a utilizzare questa qui. Ve la faccio vedere subito, eccola qua. Basta semplicemente andare a mettere del nail prep, poi ci andiamo a mettere la base bonder, questa qui 7-3, e quindi niente, poi successivamente, una volta catalizzato questo 30 secondi in lampada, andate a utilizzare questo qui. Quindi sì, mi ci trovo bene, nient'altro, l'ho ripreso proprio perché ne avevo urgenza. Ne ho provati alcuni altri, ma non ho avuto lo stesso risultato, quindi ottimo l'Acrygel della linea Spheric, che ci sono comunque altre colorazioni, quindi vi invito ad andarle a vedere se siete abituate ad altre colorazioni. Poi, come ultime due cosucce, ho preso il peel off. Cos'è questo peel off? Sicuramente vi farò un video dimostrativo per quanto riguarda il peel off, me lo proverò su un'unghia magari dopo il matrimonio, perché adesso devo farmi le unghiette per un matrimonio, quindi
successivamente poi andremo a utilizzare il peel off quando magari voglio andare a accorciare totalmente le unghie. Allora, il peel off è una sorta di semi permanente dove al di sopra potete andare a utilizzare un semi permanente, credo qualsiasi o comunque scioglibile. Questo qua, una volta preparata l'unghia, messi nel prep, i primer vari, andiamo a applicare questa base, che adesso apriamo perché voglio proprio vedere la consistenza. Eccola qui, non cola assolutamente, guardate, molto molto lento, quindi ha un'alta densità, vedete, non cola per niente. E questa qui, dopo 2 settimane, una volta da preso uno spingipelle, basta fare questo movimento qui, al di sotto dell'unghia, piano piano, e noi semplicemente lo stacchiamo come una pellicola. O meglio, noi ci andremo a provare, poi magari se funziona o meno, intanto ce lo ritroviamo. Ne sento parlare bene, quindi... perfetto. Ovviamente in lampada sempre 30-60 secondi, credo, sì, e questa qui è da 8 grammi. Se non ve l'ho detto, invece questo qui è da 30, ma lo trovate anche da 60. Quindi ho preso questo qui da 8 ml, credo comunque che possiate utilizzare qualsiasi tipo di semipermanente, però mi informerò se magari è anche lucido, quindi base è top. E poi infine ho preso il mio amato, finalmente, perché era quasi terminato, non ce l'ho nemmeno qui se non erro, vediamo, no ce l'ho qua, eccolo, è quasi finito, infatti è un po' lercio. È il sigillante senza dispersione di La Femme, ne è rimasto veramente molto poco, ho paura che mi finisca. Non ho preso colori perché al momento non ne avevo bisogno, ecco, sono abbastanza piena di colori, però magari in un prossimo video, cioè in un prossimo ordine, sicuramente prenderò anche qualche colore. Allora, quindi questi qui sono stati i miei prodotti che ho acquistato da La Femme, sono un po' più prodotti professionali e non di nail art o insomma decorativi come colori e quant'altro. Ho preferito dare precedenza alle basi, a ciò che mi incuriosisce sempre di più, perché sapete che io sono molto fissata per quanto riguarda la preparazione delle unghie, la resistenza, insomma, diciamo che per quanto riguarda i decori e altro vengono dopo, ecco. Niente, questi qui erano tutti i miei acquisti, spero che vi siano piaciuti. Io ovviamente la base peel off la proveremo insieme, magari farò anche qualche spezzone di video su Instagram, appunto se non mi seguite cliccate sul nome, cioè, vedete il nome qui sopra e potete andare a seguirmi. Niente, vi invito a iscrivervi se non siete ancora iscritte, vi lasciate un commentino e un like se vi fa piacere o se vi va di sostenermi. Vi mando un grosso bacio e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!